Nuovamente insieme, nuovo appuntamento con Zona Juve. Questa volta torniamo in tre per commentare quello che è accaduto nell'ultimo turno di campionato. Sicuramente ci si aspettava qualcosa in più, invece è uscito uno 0-0 a Ferrara contro la Spal. Juventus sulle gambe, stanca. La pausa sicuramente farà bene alla squadra di Max Allegri. Obiettivo campionato che comunque rimane lì, a prescindere dal Napoli. Mancano 9 gare, dunque bisognerà giocarsela fino alla fine. C'è però anche da parlare della Champions League, perché poi quando si ritornerà dopo la pausa per la sosta delle nazionali ci sarà il Milan in campionato e soprattutto il doppio confronto con il Real Madrid. Per parlare di questo e di tanto altro, come già anticipato, abbiamo due ospiti. Parto dalla mia destra, Amos Ancelotti, ben ritrovato Amos. Ciao a tutti e buona serata. E ciao a Daniel Pisani, ben ritrovato Daniel. Grazie mille. Certamente la pausa della Juve è soltanto una pausa, non è una battuta d'arresto e non è certamente il buio che terrorizza i bambini. Speriamo che sia soltanto appunto una battuta d'arresto e non qualcosa di più, perché abbiamo visto già da alcune settimane una Juventus stanca che però in questo lasso di tempo che ha portato praticamente dalla pausa invernale alla pausa per le nazionali di questa domenica, 12 vittorie, un pareggio, dunque un cammino importante della vecchia signora, che nel frattempo ha raggiunto anche una finale di Coppa Italia, lo ricordiamo, e il quarto di finale di Champions League. Però nulla abbiamo vinto, dobbiamo ancora giocarcela fino in fondo. Amos, 0-0 a Ferrara, chiaramente rimane un po' di delusione, però vediamo anche il bicchiere mezzo pieno. Tutto sommato, un pareggio dopo così tanti successi ci può anche stare, è fisiologico, non si può vincere sempre. 12 successi consecutivi sono un bel traguardo. Comunque, niente, è stato un pareggio abbastanza, devo dire, giusto per quanto riguarda la partita che si è giocata a Ferrara. Abbiamo visto una Juventus un po' stanca, un po' inconcludente anche nelle occasioni che ha avuto, perché le occasioni da fare qualche gollettino l'ha avuto, ma le ha sbagliate completamente. Poi una Spal che ci ha messo tutta l'anima per non essere battuta dalla Juventus, perché Non si è l'orgoglio, scansata? no, a parte la battuta della scansatura, io penso che la Spal abbia fatto la sua partita perché sapeva che davanti a sé aveva una grande squadra e ha cercato con tutti i mezzi di impedirgli di andare in gol. Ci è riuscita, o bene, o se l'ha fatto in modo giusto, in modo un po' maschio, alcune volte al di là del regolamento, però tutto sommato il pareggio che ha portato da casa se l'è Beh, la guadagnato squadra lì. non ha rubato nulla, No, anzi. no, questo sarebbe una stupidaggine dire che la Spal ha rubato questo punto. La Spal ha lottato fino alla fine, ha fatto una bella zona di difesa, ha messo lì dei bei gladiatori capaci di fermare le iniziative di Higuaín, di Dybala, dello stesso Costa, eccetera. Insomma, Piani, c'è stato bloccato. diciamo che è stata una Juve un po' inconcludente e anche un po' deludente sul fatto psicologico, perché ho visto veramente una Juve, non dico stanca, ma che ne ha risentito della Ah no, partita. secondo me puoi anche dirlo Era stanca. sentito dalla partita di mercoledì contro l'Atalanta, insomma, anche lì è stato un impegno non da poco. Allora, diciamo che se la Juventus avesse portato a termine la missione Ferrara, Spal avrebbe compiuto davvero il massimo che ci si poteva attendere. Chiaramente avevamo preso 2 punti, magari in maniera poco meritata, contro la Lazio, e li abbiamo persi contro la Spal. Da fastidio, perché la Spal comunque è una squadra che lotta per la salvezza. Adesso avremo altre due trasferte simili con Benevento e Crotone. Addirittura quella col Benevento potrebbe essere con il Benevento già retrocesso, dunque libero da ansie, da pensieri e da pressioni, potrebbe dare ancora più insidia questa gara. Daniel, rimanendo sulla gara contro la Spal, Allegri ha proprio parlato di mancanza di energie mentali che sono mancate alla squadra. In effetti, anche nell'ultimo quarto d'ora, 20 minuti, quando un po' la formazione del tecnico toscano ha aumentato la pressione, però
però a differenza delle altre volte non dava quella sensazione di poter segnare. Esatto, ha parlato proprio di poca velocità e poca lucidità. Energie mentali sono mancate, battuta d'arresto fisiologica, come hai detto tu, riprendo il tuo aggettivo che mi sembra quanto azzeccato. Non dimentichiamoci che cosa accadde anche nella stagione 2015-2016, la Juve che scavalcò il Napoli un po' come quest'anno, ma in uno scontro diretto con il famoso gol di Zaza all'ultimo minuto, e successivamente la Juve andò a pareggiare 0-0 Bologna, e alla fine nacquero gli stessi identici discorsi che stiamo facendo, che molti, o meglio, stanno facendo adesso. È un'occasione mancata. Io la voglio interpretare in un'altra maniera, voglio vedere il bicchiere mezzo pieno, sia perché dopo 12 vittorie consecutive è impensabile, come ho detto anche nel collegamento telefonico con la tua trasmissione domenica scorsa, che una squadra possa tenere questi ritmi sempre, dei cali di tensione ci possono sempre stare. Detto questo, voglio anche aggiungere, guardando il bicchiere mezzo pieno, che se doveva arrivare una battuta d'arresto, bene che sia arrivata adesso, cioè dove anziché essere 4 punti di vantaggio sono comunque 2. Pensiamo se fosse arrivata nel momento in cui eravamo dietro il Napoli e quindi avessimo dato l'opportunità alla squadra partenopea di aumentare il margine di vantaggio. Però comunque, adesso... comunque sia, la Juve riesce ad avere un vantaggio. È chiaro che uno vorrebbe averlo già, vorrebbe essere in una situazione per chiudere il campionato, ma questo sappiamo che non sarà possibile. No. Perché stiamo affrontando una grande rivale, e quindi di conseguenza dobbiamo essere fieri di questa Juve, dobbiamo essere consapevoli che dovremo lottare per vincere lo scudetto, e dobbiamo anche, tra virgolette, accontentarci, per così dire, di questo margine di vantaggio, seppur minimo. Salutiamo intanto Arcangelo, che è un tifoso milanista, che però commenta spesso le nostre dirette su Facebook. Ricordiamo la pagina di ST News, più numerose televisioni regionali che ci permettono di andare in onda praticamente su tutto il territorio italiano. Daniel, hai parlato però di meglio adesso che tra 2 o 3 domeniche, in parte hai ragione, però ricordiamo anche il cammino tosto, impegnativo che avrà la Juventus nell'ultimo mese e mezzo, perché poi dal 1° di aprile al 15 maggio, 20 maggio, quando finisce la stagione, la Juve ha delle partite mica da ridere. Si parte subito con Milan e Real Madrid, poi una trasferta tra virgolette morbida ma insidiosa con il Benevento, poi di nuovo il Real Madrid, e incominciano Sampdoria, Napoli, Inter e per chiudere la trasferta contro la Roma. Rimango su di te e poi vengo da Amos. Sostanzialmente non si può più sbagliare, questo in poche parole, a prescindere poi da quello che farà il Napoli, perché è chiaro che se Napoli le vince tutte è un conto, se Napoli ne perde già 2 o 3 è un altro, però difficilmente sarà così. Bisogna non sbagliare più adesso. Ma guarda, mi permetto di dissentire, non del tutto, però un attimino, perché secondo me invece ci saranno ancora dei passi falsi, sia da parte del Napoli, che non le vincerà tutte, non dimentichiamoci che il Napoli dovrà andare a Milano contro un Milan che sembra assolutamente ringalluzzito, e tra parentesi non sarà facile neanche per la nostra Juve questa sfida contro i rossoneri, che arriverà 3 giorni prima del big match con Real Madrid, e il Napoli dovrà anche andare a Firenze, una Fiorentina che oggi è andata a vincere a Torino, come ricordavi Firenze, tu giustamente, vero. Quindi il pensiero è tuo, io non faccio altro che riportarlo, è andata a vincere a Torino con la Juve, con il Toro ovviamente nello stadio del Grande Torino, e si è rimessa in corsa per l'Europa League, quindi di conseguenza una Fiorentina che da quando è venuto a mancare il povero Astori sembra veramente, come potremmo dire, con quella voglia di rivalsa, sì, di riscatto. Giocando con il cuore, proprio per dedicare al suo grande capitano le vittorie di queste partite che mancano, quindi di conseguenza non sarà certamente una viola che regalerà nulla al Napoli. Detto ciò, il Napoli chiaramente ha un altro tipo di organico rispetto alla squadra di Pioli, però è chiaro che anche il Napoli potrà avere delle battute d'arresto, così come, ti ripeto, secondo me anche la Juve è impensabile che le possa vincere tutte. Si commentava con te, lascio la parola ovviamente al caro Amos, che quest'anno la quota scudetto, piaccia o no, sarà oltre i 90 punti, e credo che oltre i 90 punti forse ci arriveranno entrambe le squadre. Amos, rimane fiducioso comunque il nostro amico Daniel, sei anche tu comunque positivo nel vedere quest'ultimo mese e mezzo in cui la Juve si gioca davvero tanto. Intanto complimenti per esserci arrivati, perché passare gli ultimi 45 giorni ancora in corsa in campionato, Champions League e Coppa Italia, vediamo altre squadre hanno già finito il torneo a gennaio.
Però è chiaro che la Juve, essendo anche abituata a vincere e essere sempre in corsa per qualcosa, questo sta diventando quasi normale. Ho sentito molte critiche, molto pessimismo, negatività intorno alla squadra. Cosa ne pensi? Sei fiducioso o temi che l'ultimo mese e mezzo la Juve possa farsi scappare qualcosa? Beh, devo dire che la prendere con la spalla non penso che sia quella che compromette tutto quello che ha fatto finora la Juventus. È stata diciamo così, una pausa che ci sta, perché ci sta. E sono d'accordo con Daniel, direi che adesso chi sbaglia paga. Eh sì. Vale per noi, vale per il Napoli. Parlo di queste due squadre, perché sono quelle che stanno lottando per portare a casa questo scudetto. Una cosa è certa, io sono anch'io, beh, non sono preoccupato più di tanto. Io penso che questo rallentamento, Moderatamente sono ottimista, fiducioso. però penso che questo rallentamento sia normale, perché non puoi sostenere al 100% tutto il percorso che ha fatto la Juve fino ad ora, perché No. effettivamente siamo esseri umani, non siamo macchine, ma anche le macchine si logorano, i pezzi di ricambio ci vogliono. Quindi, cosa intendo dire? La mia è che i pezzi di ricambio che mancano alla Juve sono gli infortuni Tanti, che hanno un anche po', che Chiellini. hanno messo un po' in affanno, diciamo così, alcuni risultati. E naturalmente anche Mister Allegri alle volte si trova a disagio a mettere in campo una squadra competitiva contro delle squadre che lui sa che qualunque squadra noi affrontiamo, loro ci mettono l'anima, perché la Juve è la Juve. E quindi il mio ottimismo è ancora quello di prima. La Juve è abituata a questi momenti bassi, a questi momenti, a questi stop e alcune sconfitte, però è sempre riuscita a recuperare. Adesso dipende molto dal morale e soprattutto dipende anche dal livello fisico, perché recuperare anche il livello fisico non è compito da poco, perché se uno è stanco e ha dei problemi veramente anche un po' mentali, quindi, però la mia è sempre una fiducia massima che do alla squadra bianconera, perché poche squadre come la Juve in questi anni è sempre stata sulla breccia, nel senso che tutti gli obiettivi che ha avuto li ha sempre portati quasi a termine. Quindi questo è nella mentalità, diciamo così, nel DNA della Juve. In parte però, Amos, non si può anche non aprire un discorso sul sorteggio di Champions, perché poi venerdì l'Urna di Nyon con Shevchenko ha riservato il Real Madrid, che in una doppia sfida porta tutto sommato bene, visto che la Juve ha eliminato spesso il Real. Purtroppo negli ultimi 20 anni abbiamo anche perso due finali di Champions League contro di loro, l'ultima è ancora una ferita aperta perché è passato meno di un anno ed è stata anche un po' traumatica, un 4-1 che dopo un primo tempo giocato alla pari praticamente ha veramente, sportivamente parlando, traumatizzato i tifosi bianconeri. È una squadra che dimostra ancora di essere forte e vediamo una Juve un po' in calo a livello fisico, che però adesso avrà questa sosta che potrebbe rimettere un po' tutto in discussione. Intanto felice non credo, però contento, amareggiato, deluso da questo No, sorteggio, no, cosa pensi? io penso una cosa che Poteva andare meglio. poteva andare meglio, d'accordo, però prima o poi queste squadre avremmo dovuto incontrarle, insomma, se non erano i quarti era in semifinale, insomma, e così via. E d'altronde, cosa devo dire, Real Madrid sappiamo che sono Dei cannibali in Europa. esatto, lo stesso il Barcellona, quindi nelle nostre due squadre italiane sono capitate le due squadre più forti. Però devo dire che in questi momenti la riflessione che faranno i giocatori della Juventus insieme al suo allenatore sarà molto ben ponderata, perché sanno che affrontare questa squadra ci vuole soprattutto la mente libera, perché
che è dire noi non siamo inferiori al Real, dobbiamo giocarcela a viso aperto. E difatti penso che qui a Torino, secondo me, è al 50%. Daniel, sei più o meno d'accordo con quanto detto da, vorrei da essere, buon Amos? Nel senso che vorrei essere ottimista come lui. No, non sono neanche così pessimista. Allora, diciamo innanzitutto... Percentuali, voi subito la percentuale. 45-55. Vabbè, dai, neanche, pensavo un 40-60. No, allora, guarda, ti dico la verità. Io quando ho fatto il giochino, non di prevedere il sorteggio, perché mi sembra veramente assurdo, è vero che ormai si fanno pronostici su tutto, come in Inghilterra, anche se piove ci sarà bel tempo, però io ho fatto invece una scaletta venerdì mattina, durante la quale ero tesissimo, non lo nascondo, e avevo scritto alla fine Real assolutamente da evitare. Questo perché? Non solo perché la ritengo la squadra più forte, ma anche perché la ritengo la squadra più abituata a giocare questa competizione. Abbiamo visto come ha eliminato il Paris Saint-Germain, una partita di andata, tanti hanno detto ma nella partita d'andata quasi quasi meritava il Paris, ok, però nei momenti decisivi chi ha segnato? Chi ha cambiato la partita? Zidane, che ha buttato dentro Asensio sfruttando la stanchezza di Dani Alves. E come ha giocato il Real al ritorno? Dani Alves che vive gli incubi. Esatto, meno male che era andato a Parigi per vincere la Champions, permettiamoci anche questa piccola vena polemica. Detto questo, però, voglio anche un attimino guardare il bicchiere mezzo pieno, altrimenti sembra qua che caliamo in un pessimismo assoluto. Detto, la Juve è stata sfortunata, sicuramente non si può dire fortunata, ma è stato ancora più sfortunato il Real Madrid, che come detentore del trofeo, quindi se dovessimo, diciamo, compararlo a un giocatore di tennis, sarebbe la testa di serie numero uno del tabellone, va a giocare gli ottavi di finale contro il Paris Saint-Germain, che sembrava l'outsider assoluto della Champions, o addirittura la possibile erede del Real, e addirittura i quarti di finale contro la finalista dell'anno prima, quindi la testa di serie numero due. Quindi Juve sfortunata, ma Real ancora di più. E non a caso, e chiudo qui, le parole dell'ex grande giocatore, il Butragueño, sono emblematiche. Ha detto la Juve è una grande squadra, dobbiamo stare molto attenti, siamo due grandi squadre, ci conosciamo alla perfezione, vincerà chi sbaglierà di meno. Quindi segnale che Real e Butragueño ci temono, e come. E poi, ricordando anche la tradizione abbastanza negativa del Real nelle doppie sfide con la Juve, hanno un motivo in più per temerci. Senza dimenticare invece alcuni dati un po' curiosi, statistici della... So dove vuoi arrivare. No, aspetta, no, questa non la sai perché sto tirando fuori altri dati. Magari poi li snocciolerai un po' tu nel corso della nostra trasmissione. La Juventus, per esempio, pesca il Real Madrid, che ha eliminato il PSG. L'anno scorso la Juventus pescò il Barcellona, sempre quarti di finale, dopo che eliminò il PSG. Barcellona, che era campione d'Europa, era Real Madrid. Vabbè, comunque, allora sempre una spagnola, diciamo. E tra l'altro, Real Madrid e Tottenham, che arrivano dallo stesso girone, sì. Girone. Quindi abbiamo affrontato tutto quel raggruppamento, senza poi dimenticare un altro dato. Forse a questo ti riferivi, che quando la Juventus ha eliminato il Real Madrid ai quarti di finale, 1995-1996, ha poi punti di puntini. Anche se, lo ripeto, questa è una minaccia, guai a voi se arriviamo in finale e succede quella cosa lì che non vogliamo più. Piuttosto veniamo eliminati prima, possiamo dirlo. Ma perché siamo italiani. Questa volta voglio essere più franco di prima. L'anno scorso è stato fin troppo... Sì, contano relativamente. La mia idea è questa, mi rimarrò sempre con la mia convinzione. La partita con Real Madrid giocata a Torino, la Juventus riesce a vincerla e va a Madrid cercando di tenere stretta questa vittoria e superare il turno, quest'anno sono convinto che non fallirà la finale. La finale per me esula sempre un po' da perché tutto, perché le elezioni lasciano sempre qualcosa di buono. Quindi, però, ripeto, deve affrontare il Real Madrid non con il patema di dire adesso mi buttano fuori e finisce la mia corsa, no? L'ho detto prima, penso che sarà a mente serena. La Juve lo sa ormai che affrontare questa squadra bisogna essere in grado, con la mente libera, e giocarsela fino alla fine. E come dicevate anche voi,
il primo che sbaglia paga. E probabilmente magari qualche errore a nostro favore. No, tra l'altro, la strada. Tra l'altro c'è anche da dire che tre anni fa la Juve se la giocò alla pari con il Real Madrid, addirittura prese anche gol in casa, vinse 2-1, poi andò a Madrid e sostanzialmente, nonostante un rigore forse un po' generoso in favore dei Blancos, riuscì a resistere e a segnare il gol poi decisivo con Morata. Dunque, e forse non era una Juve molto molto forte, perché c'erano Pogba, Pirlo, Tevez e compagnia, però non è che era così tanto più forte di questa Juve, anzi forse siamo lì. Due versioni di Juve diverse. In tre anni è cambiato il mondo. Non dobbiamo andare in campo con le gambe che tremano. No, perché questo ce la giochiamo, poi ovvio che il Real parte favorito. Perché alla fine poi, se guardiamo, che è solo un gioco, perché alla fine è un gioco, ma il calcio, il gioco del calcio è fatto per vincere, no? Beh, certo. Si può vincere giocando bene, si può vincere giocando male. E si può vincere anche con la fortuna. Se non c'è un pizzico anche di fortuna, conta. Un pizzico di fortuna, che è quella che dà un po' la voglia di fare le cose per bene. Quindi io sono convinto che la Juve affronterà il Real Madrid senza i patemi di dire questa volta voglio vincerla per forza, no? Se c'è questa non vai da nessuna questa parte. Ossessione, esatto. Potrebbe portare a qualcosa di negativo, Amos, quindi è meglio evitare la Juventus se la può giocare. Chiaramente il Real Madrid ha qualcosa in più, vuoi per la tradizione, la storia, il lavoro tecnico. Ha del campione. E certo, il valore tecnico che ha dimostrato anche in questa Champions League. Daniel, poi chiudiamo il capitolo Champions League. Mancano ancora 20 giorni, no, forse qualcosa in meno, perché siamo praticamente dopo la metà di marzo. Si giocherà l'andata il 3 aprile, il ritorno l'11 a Madrid. Cosa senti di consigliare ad Allegri? Mamma mia, proviamoci. No, certo, beh, certo, perché in pochi giorni si gioca uno scontro diretto col come eretico, col Milan. Sottolineo come eretico, perché di allenatori ce ne sono già troppi sui social, quindi mi sento totalmente un eretico. Io direi che la chiave di volta potrebbe essere il centrocampo. Tutti pensano giustamente a CR7, ma CR7 lo conosciamo, è un campione formidabile che può cambiare, può veramente spostare gli equilibri. Vabbè, non scorso. Come qualcun altro che doveva spostarli a Milano, invece non mi pare che non li abbia spostati. CR7 è uno che sposta gli equilibri. Invece a centrocampo lì sta la chiave, perché se la Juve pensa, non dimentichiamoci che alla grande andata sarà squalificato Pjanic, pensa di potersela giocare alla pari con Real, commette lo stesso errore di Cardiff. Quindi di conseguenza io mi aspetto un Allegri, che in queste cose è molto bravo tatticamente nel preparare le partite, che giochi prevalentemente sulle fasce per mandare in tilt, per attaccare proprio Real Madrid lungo le fasce, per mettere in mezzo dei palloni per la testa di Higuain, sfruttare un Dybala non come punta, ma un Dybala che possa giocare anche lui in una posizione un pochino più defilata, perché se la partita dovesse essere affrontata dalle squadre a centrocampo con loro, con Modric, con Kroos e noi senza Pjanic, la vedo veramente grama, ecco. Viceversa, credo che la Juve e Allegri in particolare abbia le carte per cambiare tatticamente la partita e poterla indirizzare in un altro senso, perché non dimentichiamoci che il calcio è anche bello, perché si può anche creare, non dico inventare ma creare. Non so se l'hai già sottolineato, ricordiamo anche che mancheranno Pjanic e Berbatov. Queste sono due assenze abbastanza pesanti. Secondo me, soprattutto quella di Pjanic, so che tu la vedi diversamente. Sì, ma io vedo più magari Benatia come assenza pesante, però uno o l'altro resta di fatto che questi due fuori non mancano sostituti, però dobbiamo cercare anche di recuperare un po' di giocatori. Adesso ci sarà la questione Bernardeschi, non sappiamo esattamente quando tornerà, Quadrado non ce l'avremo, dunque Chiellini dovrebbe esserci, adesso salterà la nazionale, ma dovrebbe esserci poi per l'impegno, almeno con il Real, non so se con il Milan, però con il Real dovrebbe esserci. Poi resta anche da capire una questione senza polemica: andresti in campo con, risposta molto veloce, Szczęsny o Buffon? Szczęsny. Szczęsny o Buffon? D'accordo con lui. Quindi fareste fuori la vigilia di Juve Real? Non succederà mai, però. No, io non sto denigrando Buffon. No, però io ho visto la serenità e la tranquillità di questo portiere nelle partite che ha fatto fino ad ora. Cioè Buffon è sì tranquillo,
ma alle volte lo vedo agitato. In che senso? No, questo non mi pare. In che senso, scusa? Nel senso che sa che lui ormai la sua, diciamo così, i suoi 40 anni cominciano a pesare, a farsi sentire, no? E quindi sa che se sbaglia una volta o due sarà sostituito. Invece io nelle ultime partite che ho visto in Cerni, devo dire che l'ho visto, pur aver preso quel gol famoso dell'ex Juventino all'improvviso con il Verona, ti ricordi? Cáceres. Bravo Cáceres. Devo dire che non si è sbilanciato più di tanto con nervosismo. È rimasto tranquillo, sereno e poi ha continuato a giocare le altre partite. E naturalmente io ho la massima fiducia che possa essere il vero erede di Buffon. Daniel, so che stai già tirando fuori una Marcord sì. con una maglietta. Naturalmente ti aspetti anche tanto da Dybala e Higuain, immagino. Beh, a Ferrara sono sparito. Questo è fondamentale. Diciamo che la Juve, se il Real ha tante frecce al proprio arco, la Juve deve sfruttare quelle. Io mi aspetto molto, devo dire la verità, soprattutto da Gonzalo Higuain, che ricordiamoci non si è lasciato bene con Real Madrid. No. Probabilmente per troppa pressione non ha fatto la partita che ci saremmo aspettati a Cardiff. Speriamo che questa possa essere magari l'occasione buona di qualche anno esatto fa. per poter realizzare il gol dell'ex. Al volo, fammi vedere la maglia. Guarda, io volevo solamente approfittare facendo gli auguri al nostro mister Giovanni Trapattoni, perché oggi è il suo compleanno, di riporre la maglia della prima Coppa Campioni della Juve, ok? Ancora con la targhetta. Esatto, sperando che possa portare bene in vista di questo doppio scontro, perché serve una Juve come a quei tempi. Va bene, dai, allora ci siamo alla fine del nostro appuntamento bianconero. Grazie Adamo Sancellotti. Ciao a tutti, sempre forza Juve. Sempre forza mai, Juve. Mai dire mai. Mai dire mai. Ciao Dani. Grazie, Dani. Buona serata a tutti. Un saluto a tutti voi, alla prossima.